Dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Simona Bencide. Ladies and gentlemen, Mirtilla! Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Con me nel mio salotto intanto due bellissimi maschietti. Abbiamo Massimo, ciao Massimo. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Free Station. Luigi. Buonasera a tutti i nostri amici di Radio Free Station. E poi abbiamo lei, Simona Bencini, bentornata qui. Grazie, come state? Tutto bene? Noi tutto bene, allora ti facciamo, ti rinnoviamo. Ecco, ti rinnoviamo intanto gli auguri di buon compleanno, anche se sono arrivati con qualche giorno di ritardo. L'importante è appunto che tu l'abbia festeggiati benissimo, ok? Quindi sì, guarda, li ho festeggiati benissimo, ho dato una grande festa a casa mia ieri, è stata proprio la festa che desideravo, con tanti amici, tanta musica intorno a me, quindi è stata una festa piena di gioia, molto curiosa, anche comunque importante, ma che ovviamente l'età è poi importante, in numero, in realtà io sono sempre una ragazzina che balla su. L'importante è quello. Io dico che finché uno si sente ragazzino dentro può arrivare anche a 90 anni, perché l'abbiamo visto. Persone di 90 anni che se la ballano come se fossero, non come se fossero dei giovanotti, delle giovanotte o dei giovanotti, proprio meglio anche, no? Perché appunto bisogna essere vivi dentro, bisogna sentirsi dentro sempre ragazzini, ed è la cosa bella per poter andare avanti. Di stare insieme alle persone che si amano, e con, sempre insomma, con quella grinta e con la serenità, però con quella consapevolezza che si può dare soltanto la maturità, e quindi insomma credo che sia un'età molto molto bella anche da questo punto di vista. Quindi, ripeto, per me solo il numero, vederlo scritto mi faceva impressione, perché se penso insomma poi a come potevo io la mia mamma, secondo lei aveva 50 anni, insomma non so, un po' un effetto strano, ma io non mi sento proprio niente, insomma, ecco. Tutto come ho detto prima, ragazzina che balla sul pubblico. Fai benissimo. Allora, intanto passo la parola a Massimo, però volevo dirti, forse ti dovresti allontanare poco dal microfono, perché a volte ti sento, voi come la sentite? E ogni tanto la voce viene un po' ovattata, offuscata, sì. E infatti non so se sta usando un auricolare o meno. Ok, vediamo un attimino. Intanto cerchiamo di, riusciamo a capire, ma era per gli ascoltatori, i nostri ascoltatori, che sentissero un po' meglio. Allora, mi fate rompere il ghiaccio a me? Sì, sì, perché io so che tu... Sembra che sei tu il prescelto per rompere il ghiaccio. Ma perché lui... un bersaglio, vabbè. Perché Massimo, ti spiego anche il motivo, Simona. Massimo mangia a pranzo, a colazione, cena, tè. Quindi è tutto dire. Mi stai mangiando? Sì, sì. No, nel senso che adesso... tu ascolti la musica di Allora, ti seguo da quando hai iniziato, dagli anni 90, quelli di Rotta su Cuba. Sì. Perché a me piace moltissimo. Tanto anch'io suonavo la batteria in gioventù, e sentire del funk italiano a me piaceva tantissimo. Poi la tua voce era stupenda, quindi per me è anche un'emozione sentirti, perché conoscerti grazie. Così, però
avere sentito per tanti anni la tua musica e la tua voce, quindi adesso parlare con te. Beh, comunque è come se ci conoscessimo da tanto tempo, dai. Sì, io più di, cioè, nel senso, tu di me non sai niente, però io so più di te. Sono una voce familiare, quanto esatto, più. Per me sei una voce poi, e comunque poi non sono tantissimi anni, dai, facciamo che sono pochi anni che ti ascolto, va. Se no sembriamo troppo vecchio. Allora vabbè, sì, vabbè, comunque, allora io, ecco, sentendo, ci sono tante domande che vorrei farti, ma comunque inizio un attimo. Sì. Quando hai iniziato con i Dirotta su Cuba, mi faceva piacere sapere chi è che faceva i testi, chi lavorava sui testi. Sì. Ti spiego allora, perché erano tutti testi di una persona che veniva o lasciata o per forza di cose doveva abbandonare l'uomo o la donna che amava, cioè era un disastro continuo. Io volevo sapere se questa persona che faceva i testi ha subito questa situazione, ecco, perché poi scrivevi dei bellissimi testi. Allora, molto vissuti, allora, sembravano. Sì, sì. No, allora, in realtà i testi di Rotta su Cuba, soprattutto nel corso, diciamo, della carriera di Rotta, sono sempre stati scritti abbastanza, diciamo, a quattro mani, ti spiego, cioè chi fattualmente scriveva il testo, la maggior parte è sempre stato Stefano De Donato, il bassista, è lui che ha firmato la maggior parte dei testi di Rotta, perché era quello che aveva più facoltà, aveva, diciamo, più capacità di scrittura e di sintesi, perché la difficoltà di scrivere i testi di Rotta era quella che noi dovevamo in qualche modo rispettare la ritmicità della lingua inglese, perché noi scrivendo e componendo un genere che non è culturalmente italiano, il funk, quindi sempre con velocità BPM piuttosto sostenute, e dovevamo far rotolare le parole in modo tale che non distraessero dal feeling musicale, perché per noi è sempre stata più importante la musica dei testi, ma questo non vuol dire che noi non dessimo importanza ai testi, però nella composizione noi prima guardavamo la ritmicità della melodia, no? Infatti noi scrivevamo in inglese macchiavellico, cioè nell'inglese finta, what can't get wrong, senza dire nulla, no? Però rispettando le tronche, la ritmicità della lingua italiana, insomma, per certi versi non ha, e quindi abbiamo fatto anche delle forzature, abbiamo, insomma, fatto una grande ricerca da questo punto di vista. Chi aveva questa capacità di sintesi e anche di linguaggio più pubblicitario è Stefano De Donato, e quindi era lui che ha scritto la maggior parte dei testi, da Gelosia a, parliamone, Gelosia è il pezzo, diciamo, più rappresentativo, sì, di Rotta su Cuba. Si vorrei, il primo disco, Si vorrei, Noi siamo importanti, Chiudo gli occhi. Cosa succedeva, ovviamente, che nel momento in cui lui scriveva il testo non è che arrivava già tutto bello e finito, c'era ovviamente da rimettere a posto, rimaneggiare, e quindi a volte si facevano delle scritture di gruppo, oppure succedeva che magari si parlasse, soprattutto nel secondo disco è stato fatto un pochino più a tavolino il lavoro dei testi, perché a parte avevamo pochissimo tempo, perché la casa discografica ci premeva e voleva un altro disco, quando ancora il primo disco di Rotta su Cuba era ancora nelle radio, e noi dopo poco siamo usciti col secondo, quindi avevamo dei tempi e delle pressioni strettissime, e quindi lì l'abbiamo fatto un po' più a tavolino, e quindi abbiamo parlato. Di che cosa parliamo in questo disco? Abbiamo iniziato a cercare di argomenti, quindi diciamo che forse nel secondo album sono un pochino meno autobiografici i testi, un pochino più fatti ad hoc, pensando a delle storie che potessero essere raccontate con quel mood di groove, con quel mood di canzone, cioè ovviamente, perché testo e musica devono andare comunque insieme, devono evocare lo stesso sentimento. Ovviamente quando si va con una ballad, se particolarmente ti prende allo stomaco, parli di una storia finita, cioè ci sono anche delle, diciamo, delle
come dire, scrivere diventa anche un mestiere, cioè è ovvio che c'è un fatto anche di ispirazione, però a un certo punto, anche per ovviare a tutta una serie di appunto pressioni, ti dicevo prima, da parte della discografia, dovevamo scrivere, fare, produrre, a volte vai anche un po' di mestiere, ecco. Quindi ci sono anche delle cose che non necessariamente sono autobiografiche. È ovvio che quando si scrive, anch'io ho scritto delle cose, vai a pescare sempre in quel ricordo o in quell'esperienza che ti ha fatto male o in quell'esperienza tua, e quella lì ti aiuta, è un faro per la scrittura. Poi magari non puoi raccontare perfettamente quella storia lì, però serve, ti aiuta insomma a pescare le parole giuste. Indubbiamente se hai vissuto. Però sicuramente, per esempio, una dove sei, ecco, una dove sei, Stefano De Donato aveva una fidanzata messicana, quindi che stava lontano. Sicuramente lui è andato a pescare sul fatto della lontananza, perché lei doveva partire e spesso doveva tornare a casa, e quindi non riesco più a dormire, sai, penso solo a te che parti, dai, cioè, quindi sicuramente è andato a pescare questa cosa qua, per esempio. Quindi è ovvio che ci sono delle partenze nella scrittura di per sé autobiografiche, però è ovvio che lui scriveva per me, quindi lo dovevo cantare io, quindi lui non poteva scrivere soltanto per se stesso, doveva comunque confrontarsi con noi, perché le parole che metteva in bocca a me devono essere delle parole che io ero in grado di sostenere, quindi c'era sempre un confronto con me, se io potevo dire quelle cose, se io me le sentivo addosso e se in qualche modo andavano a toccare anche delle corde mie, delle mie ricordi, delle mie... Quindi era una scrittura un po' alla fine di gruppo, soprattutto, ti ripeto, col passare del tempo, entrando proprio nella industria discografica in cui bisogna produrre velocemente, così certe cose le abbiamo, come dire, fatto a quattro mani anche per darsi una mano, ecco. E poi giustamente anche perché c'è anche voglia insomma di dire delle cose tipo Dormi, che è una ballad bellissima che c'è nell'album Dentro ad ogni attimo, è una canzone scritta da Rossano Gentile nella melodia, ma il ritornello in questa notte è una cosa che mi è venuta a me di getto proprio, l'ho scritta così com'è di getto, e pensavo al mio bambino quando l'avrei avuto nella pancia, che gli avrei cantato una nanna. E così, cioè, nascono, e lì è stata un'ispirazione magica, diciamo, e poi nel senso sono successe delle cose belle, insomma, anche così anch'io ho fatto parte della scrittura dei testi laddove insomma erano particolarmente ispirate, per esempio anche Dentro ad ogni attimo, una canzone che ho scritto io alla chitarra, la melodia è mia, e mi hanno aiutato a scrivere il testo. Ci sono in una band giustamente tutte le ispirazioni, la voglia di dire qualcosa vengono prese giustamente in considerazione, perché eravamo tutti parte della stessa famiglia, quindi eravamo tutti giustamente pronti a mettere del proprio, e però sempre al servizio della musica, quindi deve essere questo modo molto musicale, con gli arrangiamenti, le parole devono girare bene, devono essere belle, tutto così. Quindi un grande lavoro di cervello. Comunque, visto il risultato che è stato eccezionale, direi che se si provano determinate cose sulla propria pelle, indubbiamente aiutano molto anche poi a... Stai scherzando? Assolutamente, fai conto che io lo dico sempre, io non sono tanto fertile nella riguardo alla scrittura, cioè, diciamo, non è il mio, però quando ho scritto il mio disco Sorgente da solista, e dove ero un periodo un po' complicato perché ero lasciata di rotta, mi sentivo sola, e lì non stavo proprio, cioè, ho passato un periodo complicato, e lì scrivere è stato più facile, perché si scrive meglio quando non si sta così bene. Purtroppo questa è una legge, una dura legge della scrittura, però si scrive meglio quando si soffre, su questo non c'è dubbio.
quindi ti viene proprio voglia di raccontare, cioè quel dolore che ti segue, che ti stringe le budella, diciamo così, e che ti fa trovare le parole giuste. E, quindi sì, è vero questo. Bene, e io vabbè, questo per quanto riguarda un po' il passato. Poi tu giustamente hai detto, poi, ecco, ti sei uscita dal gruppo, ma perché avevate litigato o per una scelta artistica? No, avevamo perso la serenità all'interno della band, diciamo che fra di noi, a causa appunto di tante pressioni che ci avevano delle case discografiche, ci hanno spremuto un po' come dei limoni. La gestione del successo non è assoluto, cioè 25 anni, noi abbiamo fatto tanti errori, probabilmente non avevamo neanche le persone giuste accanto, quindi abbiamo fatto tanti errori e ci hanno un po' consumato, ci hanno allontanato da quella serenità, spontaneità che avevamo all'inizio. Diciamo che non siamo riusciti a gestire questa cosa ed abbiamo perso anche contatto proprio personale fra di noi, e quindi questa cosa ha alimentato incomprensioni, ha alimentato silenzi, mancanze di dialogo che hanno portato poi alla fuoriuscita della band di Stefano De Donato nel 2000, e quindi questa cosa è stata la prima rottura, vera rottura della band, e che non è stata più la stessa, perché eravamo un duo, non eravamo più insomma il trio dell'inizio, e quindi poi di lì a poco ho deciso che anch'io forse era il momento di volare subola, visto che di rotta non avevano più quell'alchimia di una volta. Mancava un ingrediente comunque, sai, poi quando uno se ne va, non è che se ne va così, quando uno se ne va comunque crea sempre, insomma, poi Stefano ha un carattere piuttosto egocentrico, importante, e comunque è stato per un personaggio, è stato uno dei fondatori di Dirotta, insomma è andato via facendo un po' di confusione, quindi non è che è stata una cosa anche gestire il dopo senza di lui, ma il suo, diciamo così, il fantasma, non è stato semplice. Quindi a quel punto ho detto, sai che forse è il caso che anch'io è il momento giusto per provare a fare una carriera solista, e così ci ho provato, e per 10 anni sono stata lontana da Dirotta, e così, ho provato da sola, che era anche un è stato un percorso importante che mi ha anche insegnato tante cose, ovviamente, perché mi ha aiutato a tirare fuori cose magari dai miei cassetti rimasti chiusi, cose che magari in una band non si riesce a tirar fuori, perché ovviamente quando sei non è che puoi tirare fuori tutto di sé, ma devi dare spazio anche agli altri, quindi ti devi fare un po' da parte. È una band democratica, quindi vale la maggioranza, no? E quindi non puoi mettere tutto solo te stesso, ma devi pensare anche agli altri, al gruppo, alla band, quindi c'è una visione proprio diversa. Quindi ho accettato, a quel punto diceva, ora penso come voglio io, però è estremamente faticoso, perché non condividi nulla, se non sai cosa fare una volta la devi fare, punto e basta, la devi decidere te, che nel bene e nel male, e tutte le cose, le conseguenze te le prendi te, nel bene e nel male. Quindi comunque dal punto di vista, come dire, di esercizio anche proprio personale, di lavoro su te stessa, ecco, per me è stato faticoso, ma molto importante per la mia crescita personale, umana e artistica, ovviamente. Ecco, senti un attimo, tuo nome è Simona, però io so che ti hanno ribattezzato Nuncuta. Nuncuta, sì. Nuncuta. È stata questa cosa dell'esperienza inaspettata, molto bella, questo viaggio che ho fatto in Africa con questa squadra di calcio con il quale io partecipavo, la squadra di artisti ex atleti famosi nello sport, calciatori, insomma, eccetera, io partecipavo a questi eventi per raccogliere sempre fondi per varie situazioni, fra cui appunto l'Africa, per costruire dei pozzi nella zona del Kenya,
E siccome con Idirotta io avevo partecipato alla, appunto alla raccolta di diversi fondi, eravamo riusciti a costruire due pozzi proprio a nome di Rotta su Cuba con Amref, con questa associazione importantissima internazionale, e quindi era l'occasione per andarli a vedere. Mi hanno proprio Amref mi ha detto se una piccola delegazione se volevamo andare a vederli, e per me è stata insomma un'esperienza bellissima. Quindi sono andata a vedere proprio come vengono costruiti questi pozzi, e poi il risultato del pozzo in sé e come lo usa la popolazione. Ho fatto proprio un viaggio nell'Africa, insomma quella vera, e ho visto con i miei occhi, toccato con mano. C'è stata poi questa bellissima cerimonia di benvenuto da parte della popolazione, dove hanno battezzato tutti questa piccola delegazione con questi nomi africani che loro hanno deciso loro di dare, e a me hanno dato questo nome bellissimo, Nkuta, che vuol dire sorgente, ed è avuto una rivelazione quando ho saputo il significato di questo nome, perché era molto significativo per me, perché io stavo appunto ricominciando da capo una carriera, un percorso artistico, umano ed artistico, e mi sembrava proprio di rinascere, insomma, una sorta di appunto di sorgente, di rinascita, e sperando di insomma di, che questo anche non mi fosse di buon auspicio, e quindi ho intitolato il mio album da solista Sorgente. Quindi ho trovato in Africa il nome per il mio album, che ancora non c'era, che lo cercavo, non lo trovavo, ora troverò, incepperò in qualcosa, e sono dovuta andare in Africa per trovarlo, ed è stato bellissimo, è molto toccante. Dicono che veniamo tutti da lì, quindi sì. Tu hai trovato il tuo pezzettino e hai fatto quest'album da solista Sorgente. Adesso io non voglio levare altro spazio, vorrei che anche Mirtilla facesse qualcosa. No, vai pure, io sto ascoltando. Perché io sono una chiacchierona. No, io ti sto ascoltando, Massimo. Te la cedo volentieri, guarda. So che sei molto curioso, quindi continua pure. No, vabbè, se ma comunque quando vuoi intervenire, sì, anche Luigi, per carità. Tranquillo. Mi sembra che sia solo io. State andando alla grande, quindi vai pure, tranquillo. Allora, ecco, da quando sei, cioè, diciamo, poi hai intrapreso questa carriera da solista, no? Poi sì, anche sì. Altri incontri, no? Con Elisa, una collaborazione. Sì. Sì. Come è nato il film? Quella collaborazione è nata così. Io sono sempre stimato, amato Elisa vocalmente come artista, e il mondo che ha creato, la sua storia, insomma, mi è sempre piaciuta tanto, diciamo, è una delle mie cantanti preferite in Italia. E ho avuto la fortuna di conoscerla, perché mio marito lavora anche lui nell'ambito musicale, lavorava con lei, e quindi per un periodo, per gli anni lì, ho bazzicato, diciamo, nei backstage dei concerti di Elisa, e ho avuto modo di starci un po' insieme, parlarci così. E niente, a un certo punto, quando il mio primo punto singolo, che era Questa Voce, che era stato presentato al Festival di Sanremo nel 2005, non è stato selezionato da Paolo Bonolis, e fu insomma un po' una tragedia, perché la radio discografica ci contava tantissimo. E volevano, come dire, mettere nel cassetto un album al quale io avevo lavorato veramente tanto, e allora mi giravano abbastanza le scatole, non te lo nego. E allora ho detto no, io voglio dare un'altra chance a questo album, e quindi ho pensato di ripresentarmi al Sanremo 2006, però dovevo avere un pezzo nuovo, e ho pensato che potesse essere bello poter avere la firma di un personaggio che stimavo importante, e ho pensato che Elisa potesse essere la persona giusta, e quindi sfrontatamente l'ho detto: guarda Elisa, ci vediamo, vengo a Roma, ho fatto una proposta indecente,
e le ho chiesto se mi dava un brano per la canzone a Sanremo. Lei ci pensa un attimo, mi ha cantato in inglese la melodia di Tempesta, quella di Tempesta, e che si chiamava Temptation. Infatti io ho preso il fuori Temptation, Tempesta, proprio perché mi piaceva mantenere quei suoni, e mi sentò proprio sul viso, mi disse: ti piacerebbe una melodia di You are my only temptation. E quando me l'ha cantato lei, cioè, io mi sono venuto il brivido, mi è piaciuta, sì, mandami, fammela sentire. E quando me l'ha fatta sentire mi è piaciuta molto, ovviamente, e io ho scritto il testo e l'ho fatta mia, vedete, e l'ho arrangiata con il produttore come la sentivo io, ed è nato questa diciamo collaborazione con Giulia. E la cosa bella è che l'ho presentata alla commissione di Sanremo del 2006 e mi hanno preso, che ti devo dire, andata e ci credo, potevano fare mica questo e non potevano fare diversamente. Ho avuto l'opportunità di poter darvi, cioè poter ridare una chance al mio album Sorgente, che è stato fatto con Tempesta al suo interno. Senti un attimo, per quanto riguarda Tempesta, no? Questa bellissima canzone, sì. Io so che l'hai cantata anche con Sara J. Morris. Eh sì, perché classico venerdì sera l'ha anche intervistata Mirtilla. Allora, io vorrei sapere, tu che cosa hai insegnato a Sara e cosa ti ha insegnato Sara a te? Ma io a Sara non ho insegnato niente. Ma no, ti buttare così giù, non è possibile. Ma io non ho insegnato, nel senso, è stato l'incontro di due artiste, l'incontro di due artiste, di due donne piene di gioia, perché devo dire che Sara è una donna fantastica, disponibile, sempre sorridente, un po' come sono io, una grande professionista, seria, come sono io, perché io mi ritengo una che fa le cose con cui ti puoi fidare di quello che faccio, cioè, perché sono una che è molto affidabile nella vita e nel lavoro. E quindi è stato un incontro bello, molto naturale, veramente preso tutto molto naturale. Io l'avevo già conosciuta qualche mese prima con Nick the Night Fly, che me l'ha presentata, abbiamo cantato con la sua big band per un concerto di Natale, abbiamo cantato insieme tutti e tre sul palco, lei è così carina, disponibile, così aperta, e siamo diventate subito amiche. Cioè, sai quando non ti dici molte cose, sono due anime che si sono incontrate belle con grande naturalezza, tutto qua, insomma, non credo di avermi insegnato niente, nel senso, aveva già tutto nelle sue tasche. Guarda, è stato bello incontrarsi e unire le nostre anime. Simona, però guarda, noi abbiamo anche intervistato, cioè Mirtilla l'ha intervistato, ha intervistato anche Bocelli. Allora, Bocelli, che cosa vuoi insegnare a lui? Ecco, lui stesso dice: io ho sempre da imparare. Quindi no, anche Sara J. Morrison ha avuto modo di prendere anche da te qualcosa. Ma questo è il mio atteggiamento, anche il mio, per l'amor di Dio, nel senso, c'è altro che da imparare. Ovviamente la professionalità di un artista come Sara mi ha dato prova che il fatto di essere con me così carina, così disponibile, sempre attenta anche al sociale, una donna sempre appunto aperta a parlare con tutti, alla fine questa cosa, la serietà sul lavoro ti ripaga e ti dà come dire, costanza e lunghezza, cioè la tua attività può essere veramente lunga nel tempo, non ci sono troppi incidenti di percorso, è un discorso che porti avanti
e che ti ripagherà, ti darà sempre qualcosa in cambio. Insomma, io ho visto che questa donna comunque non sarà in classifica, non farà dischi di successo, chi se ne frega, ma è una grande artista che continua a suonare ovunque, che la chiamano, è stimata e apprezzata, e credo che questo sia il risultato più bello che un artista possa desiderare, ed è quello che voglio anche io. Ma tu vedo che ci sei riuscita e ci stai riuscendo ancora adesso, quindi vuol dire che la strada ha intrapreso la stessa strada, magari parallela, ma comunque ti sta portando nella stessa direzione. Certo, quello è il mio intento, diciamo, il mio quello insomma, che sono io, che mi piace essere così, e credo che alla fine fare quello che ami con passione e con serietà, e credo che questo alla fine mi paghi, insomma. Senti, Simona, la tua esperienza invece di quest'anno in pratica al programma televisivo Il Tour de Ternau, come l'hai vissuta? Bella, guarda, benissimo, è stata un'esperienza molto molto carina, molto leggera, e che spero di rifare, stanno già pensando di rifarla per il prossimo inverno. Io guarda, non facevo televisione da tanto tempo, l'ultima volta avrò fatto, oddio, tipo Volai nel cuore, con Ranieri, cioè era da un po' che le facevo. Quindi insomma, quando mi hanno proposto questa cosa sono stata un po' diffidente, volevo capire tutto che cos'era e che non era, perché comunque le proposte televisive l'hanno fatte, ma erano un po' troppo fresh per i miei gusti, io non ho preferito scegliere per la qualità, e allora ho sempre rifiutato. Quindi quando mi hanno proposto di fare questa cosa che non era mai stata fatta, quindi ho voluto approfondire e capire veramente cosa fosse e che entità di ruolo avrei usato. E devo dire che sono troppo felice inizialmente ero un po' titubante, ma sono felice di aver accettato, perché comunque è stata una cosa molto leggera, che comunque dà l'idea di quello che sono io, e quindi mi sono divertita un sacco, un casino, un po' come tornare a scuola all'uscita scolastica. Quindi io sono troppo felice insieme a tutti questi, diciamo, amanti, professionisti, non magari necessariamente famosi, perché non è che quello che fa il professionista, erano tutti professionisti nel mondo della musica, dello spettacolo, e è stato bellissimo, eravamo tutti accomunati dalla stessa passione e tutti eravamo molto divertiti di fare questa nuova avventura che ha avuto un enorme successo dal punto di vista di Fer, e non a caso appunto verrà fatta la seconda presto, quindi credo di essere nuovamente nel muro, e quindi non vedo l'ora di ricominciare. Aspetto chiamati per la prossima appunto edizione, quindi la storia continua, la storia è molto bella, sì, la storia continua. sì. Ok, Luigi, vai tu. Sì, ciao Simona, due domande. Ciao veloci. Luigi, eccolo, ciao. Che non ti sentivamo, tu stavi ascoltando. Sì, ho ascoltato con piacere. Siamo stati travolti da questa bellissima. No, poi voi mi lasciate, non mi interrompete, io parlo, poi io non ho il dono della no, tutte, ma figurati, io sono un po' uno con Roia. Una curiosità riguardo All Together Now, ma una curiosità così per così. Sì. A parte che non era un talent, quindi è stata una festa della musica. No, non era un esatto, bravo. Cantavate insieme a loro, quindi è stato splendido, una cosa meravigliosa. Sì, un game show dove veramente noi imparavamo tutte le canzoni che ci venivano appunto proposte, sia appunto dei concorrenti, sia dei nostri stacchetti. Noi avevamo l'archetto ed eravamo tutti amplificati, magari non si sentiva tanto bene perché comunque 100 persone non certo. È facile appunto un muro gigantesco, però veramente sì. Ti giuro, ho perso la voce tante volte, perché era tutto un cantare le prove il giorno prima e poi la diretta, insomma arrivavamo provati, eravamo tutti senza voce, mannaggia. No, però è stato bello, sì, da questo punto. La mia curiosità era la mia cosa, non vorrei sbagliarmi, no? Perché non mi ricordo proprio benissimo, però giustamente voglio farci questa domanda. Ma tu perché non ci sei stata però nella finale, o sbaglio? No, è vero, no, non ci sono stata nella finale, purtroppo, in me con grande mio rammarico, ma
Praticamente io per quelle le piano di produzione che ci avevano dato all'inizio, le date di registrazione dell'ultima puntata erano diverse da quelle che poi in realtà abbiamo fatto, e io avevo per quei giorni, poi alla fine, come dicevo, sono state cambiate le date di registrazione dell'ultima puntata, e io per quelle date lì avevo già fissato il concerto al Blue Note di Milano. Quando si fissano i concerti al Blue Note di Milano, si fissano diversi mesi prima con cartelloni, con pubblicità, perché è partita e prevenzione, perché lì erano con concerti a pagamento partiti da molto tempo prima, quindi per me era impossibile poter cancellare i miei impegni, anche perché appunto me l'hanno cambiati proprio di lì a poco. Io ho detto no, porca miseria, ma io come faccio? Tutto, ce l'avevo due di concerti, non due, uno a Bologna e uno a appunto al promotto, quindi sono andato dal regista e ho detto guarda Roberto, ho un problema, avete cambiato quelle date, io non so come fare, sono stati fermati dei contratti, ormai io non posso venire. Lui ha detto vabbè dai, ti sostituiremo degnamente. Cavolo, l'ho messo letto pure accanto a Cisco, beh non era male, eh. comunque ovviamente mi ha sostituito veramente alla grande, no? L'hai rivista, cioè. Comunque poi ovviamente la finale, no? Quindi la, sì, super, vista, la super sfida è la super sfida finale fra Veronica Liberati e Gregorio Rega. Ci vuoi parlare un po' di loro due, visto che comunque li hai seguiti dall'inizio? Secondo te, ma allora, ecco, guarda, con chi ti trovi più affine? Ma veramente, Veronica Liberati ha una voce della Madonna, bellissima, però Greg Rega ha una voce stupenda, però aveva un'attitudine forse più, non lo so, forse più vicina al mio modo di cantare. Veronica forse un po' troppo, come dire, è una voce un po' troppo importante, e considerando il genere che faccio io, Greg Rega, e poi se avete sentito il singolo che è uscito, col quale è uscito, è molto più vicino al mio modo di sentire la musica, più funk, più up, no? Lei è più solo, dire, più solo, meno più diciamo introversa, mentre Rega è più estroversa, sì. No? Però era veramente durissimo, perché oltretutto i miei preferiti erano tantissimi, cioè mi piacevano tutti, mi piaceva tantissimo anche oddio, aspetta, se non voglio sbagliare il nome, Manuel Samuel, che è forse Manuel Colecchia. Manuel Colecchia, sì. Esatto, Manuel e la Daria Biancardi. No, Daria Biancardi, scusami, ho detto più la pignata la giornalista. No, vabbè, figurati. Sono delle voci veramente, ecco, forse il mio preferito era Manuel, perché è una voce veramente black, pazzesca. Però ora non mi ricordo bene la finale, perché non è uscito come sarebbe dovuto uscire. Però veramente devo dire che questa cosa me l'hanno detto tutte le persone che ho incontrato quest'estate, il livello dei cantanti era altissimo, vero? Vero. Sì, era vero, perché era altissimo, i 12 finalisti potevano anche fare un, cioè, un, come si dice, ti faccio un esempio, non voglio dire niente, ma una finale di, per esempio, un The Voice, per dire, con tutto il rispetto, non ha avuto una finale con 12 concorrenti veramente così bravi. No, cioè, no, e devo dire che questo è stato veramente fantastico. Cioè. Roberto Cenci ha fatto una preselezione pazzesca, una scrematura incredibile, ed ha portato il meglio, perché comunque lui doveva puntare in alto, diciamo, comunque è un... Io l'ho sempre detto, è un show televisivo, quindi comunque devi sorprendere, capito? E lui sono anni che bazzica nel mondo della TV, quindi anche Roberto sa come gestire le cose. E poi Roberto è un amante della musica prima di tutto, cioè lui mette la musica avanti a tutto, quindi devo dire che ha vinto lui le sue scelte, è stato caparbio e ce l'ha fatta come insomma si merita, e questo ha fatto sì che Ozzy Delanau abbia una seconda edizione, perché non è detto che
potesse funzionare. Per esempio in Francia la trasmissione alla seconda puntata è stata cancellata perché non ha fatto audience, quindi siamo fortunati che il pubblico italiano ci ha premiato e ha premiato la trasmissione, e quindi ci sarà una seconda Australia Now. Comunque io per concludere voglio farti comunque i complimenti, perché l'ultimo vostro singolo in inglese è veramente fantastico, e la tua voce, guarda, non ha nulla a che invidiare a nessun artista internazionale. Cioè, per dire, se io ascoltassi quel singolo, no? Cioè, potrei pensare che lo stesse cantando una cantante straniera, invece è Simona Bencini. Quindi ricordiamoci, grazie, che in Italia abbiamo davvero dei grandi artisti, e con questo ti ringrazio di cuore. Tanto, Luigi, ti ringrazio tanto di aver detto questa cosa, perché colgo l'occasione, visto che tu hai introdotto l'argomento di Good Things, che è questo nostro prima canzone divenuta su Cuba in inglese, che ci siamo tolti questo sfizio anche per la voglia di provare anche a farsi ascoltare all'estero. Però al di là di questo, quello che volevo dire, dopo l'esperimento di Good Things, continueremo con l'esperimento dell'inglese, e fra qualche giorno, esattamente il 6 di settembre, inizierete a vedere Countdown sui nostri social, e uscirà il nostro secondo singolo in inglese, e in anteprima vi dico qual è il titolo, così non dovete aspettare, andare a guardare sui social e scoprire qual è, ve lo dico io. Si titola Nothing is Impossible, niente è impossibile, quindi è anche un bel messaggio, no, dal punto di vista, insomma, di quello che diciamo sul testo. Un testo molto carino e interessante, parafrasiamo la famosa, appunto, frase di Muhammad Ali, Impossible is nothing, e sentirete un po' che cosa abbiamo combinato a questo giro, e poi ci dite, eh? Ok. E certo, e quindi in anteprima abbiamo saputo anche il titolo del nuovo singolo dei Di Rotta su Cuba. Io ti ringrazio con tutto il cuore per essere stata con noi. Grazie, grazie Simona. Grazie a voi. Grazie. Seguiteci sui social, Di Rotta su Cuba forever, vai. Siamo sia su Facebook che su Instagram, dobbiamo dirlo, è vero? Ecco. Quindi mi raccomando, seguiamo tutti quanti gli spostamenti e le novità della nostra Simona Bencini. Grazie, grazie a Massimo. Grazie a voi ragazzi, grazie Mettile, grazie Luigi, grazie Massimo, grazie, bacioni. Ciao, ciao, ciao Simona, grazie. Fare la spesa. Ciao, grazie mille. If you wanna fight a pearl, if you wanna strike out, you have to do some good things, have to do some good things. If you want me for a night, if you wanna make me smile, you have to do some good things. If you wanna change the world, if you wanna clean